Ciao, oggi parliamo del film La Bella e la Bestia. Te l'ho lasciato dietro in inglese, così se lo capisci e se no non hai spoiler. Vabbè, ma tanto La Bella e la Bestia è una storia che sanno tutti, quindi. Allora, questo è un film che io aspettavo da tantissimo, prima di tutto perché c'è Emma Watson che mi piace un sacco, vabbè, Harry Potter, bla bla bla. E secondo perché comunque la storia mi è piaciuta tantissimo. Poi sai che ho letto il libricino uscito con l'Aggiunti e aspettavo il film. L'unica cosa che non mi aspettavo del film era che fosse cantato. Cioè è una sorta di musical, sì, di musical. Ci sono un sacco di canzoni e l'ho voluto ascoltare anche in inglese perché, sebbene io non capisca quasi niente di inglese, volevo sentire appunto Emma Watson cantare ed è proprio brava, cioè non me l'aspettavo. Che dire di questo film? È magico, le scene dove tutto prende vita, sono meravigliose. La bestia è... Oh, fantastica! Ha degli occhi, ragazzi, che cioè è una cosa allucinante. E poi, quando poi diventa uomo, è un figo da paura, cioè, ma veramente, nel senso, gli effetti speciali sono una roba fantastica. E io l'ho amato tantissimo. Sicuramente è un film che riguarderò più e più volte. I personaggi mitici, cioè le caratteristiche che hanno i personaggi travestiti, tra virgolette, da oggetti, sono caratteristiche che poi trovi anche dopo e sono una cosa wow. Quindi sì, mi sta chiamando mio marito, ok, rispondiamo dopo. E adesso ti faccio sentire un pezzo. Bellissimo. Anche proprio i paesaggi, guarda, guarda che scene. Questa scena mi ricorda Tutti insieme appassionatamente, vabbè. Bellissima. Dai, la scena di Tutti insieme appassionatamente, lei. Vabbè. Questo è quanto. Quindi ti lascio il DVD segnato sotto in info box, linkato ad Amazon. Ti lascio il libro sempre della Disney, quello che ho letto io. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!